Come ho già avuto modo di rappresentare qualche settimana fa, ecco perché prima facevo un riferimento che era chiaramente una provocazione a chi a parole dice di avere a cuore la vocazione culturale, il patrimonio, l'eredità di Repace, c'è tanti illustri palmesi che hanno esaltato e portato in giro per il mondo il nome della città di Palmi, quale città culturale. Il problema è che queste parole poi non si sono tradotte in fatti concreti. La tua provocazione sulla strada mi obbliga a ricordare a chi avrà il piacere di ascoltare che questa città era già stata beneficiata di un finanziamento per circa 400, addirittura 450 mila euro per rifare proprio la strada che porta a Villa Pietrosa. In buona o in mala fede, il risultato è che quei soldi non sono mai stati spesi. Quindi la città ha perso l'occasione di rifare quella strada. Non voglio dare il riferimento dell'anno esatto perché dovrebbe essere 2008, ma sicuramente è passato già qualche decennio. Il dato certo è che il finanziamento c'era e l'abbiamo perso. Sicuramente il nostro impegno è o mediante risorse comunali o mediante una sinergia pubblico-privato o partecipando a qualche bando metropolitano, regionale, ovviamente di intervenire anche su quella arteria, non andando sulla parte tecnica con del cemento e del bitume, ma sicuramente quella strada va riqualificata. Allora, la Raffica prima di tutto è un'opera di Leonida Repaci storica e abbiamo voluto prendere appunto il nome di questo gruppo, dedicarlo appunto a questa sua opera perché a Raffica dovranno essere realizzate tantissimi eventi, tantissime appunto manifestazioni. A Raffica sentiamo questa responsabilità appunto da parte del nostro grande maestro che ci sta in qualche modo chiamando e a Raffica saranno le nostre energie che in qualche modo saranno appunto focalizzate dentro questo grandissimo paradiso.